Ciao amici e benvenuti nella nuova puntata di Adoro questo matto mondo, cose assurde per parlare di sopraffini. Quest'oggi parleremo di un uomo che sfida la legge di gravità, gli svantaggi di avere il pene più grande del mondo, cose al limite del miracoloso o di una miracolosa botta di culo. E per iniziare guardate l'incredibile cambiamento di questa donna. Guardate quanto è bella questa donna, che meraviglia. Un volto così femminile, così sensuale, così delicato. Quelle che vedete sono le foto ritratto che lei stessa ha scattato durante i mesi e gli anni. Ha fatto una specie di interessantissimo collage nel quale mostra come era prima e come adesso. Andiamo a vedere com'era da giovane. Sempre bella, non c'è che dire. Almeno fino a quando non si scopre che in realtà non è una donna ma un uomo. Wow! Quanto adoro questo matto mondo. L'uomo che sfida la legge di gravità. Ci troviamo nel noto programma America's Got Talent. Un uomo originario di Tokyo che chiameremo Guarda come dondolo si esibisce di fronte alla giuria composta da Mario Phillips, Jerry Scott e Rudy Durmat in un'esibizione che ha dell'incredibile. Inizialmente il tizio fa una specie di break dance, niente di eccezionale, tutti sanno fare la break dance. Beh, quasi tutti. A un certo punto però gli si stacca la testa. Ma che ne so che movimento ha fatto, quel che so è che tutti adesso lo guardano con estrema curiosità. Ed ecco che il tipo comincia a muoversi come un Transformers con il Parkinson. Salta, scivola, si ferma, riparte, sembra che gli hanno messo una tarantola nelle mutande. Guarda come Dondolo inizia a imitare un personaggio di Tekken, poi Matrix, poi Ugo il re del judo, si butta per terra e poi si rialza come se avesse un pistone al culo. La folla è in delirio e anche i giudici. Un uomo veramente talentuoso, non trovate? Quel pene è una bomba. Ci troviamo all'aeroporto di San Francisco. Jonah Falcon, il newyorkese che vanta il record di pene più grande del mondo, e con pene non mi riferisco a disgrazie, perlomeno non le sue, forse delle donne che gli finiscono sotto, si è visto bloccato dalla polizia aeroportuale per l'ingombrante pacco che teneva in tasca. Ora, vai a spiegare alla polizia che quello non è un pacco bomba, ma un pacco regalo. Insomma, ci vuole coraggio a dire, no, guardi, quella non è una bomba, è il mio cazzo. E che cazzo? Pensate che in erezione misura 34 cm 4. Per darvi un'idea, una bottiglia di vino è alta 30 cm, compri? Insomma, gli agenti chiedono al povero Jonah di vuotare le tasche e lui lo fa, ma il bozzo non si toglie. Alla fine sono costretti a perquisirlo. Rovista che tiro vista esce fuori il coso, lì, il biscione. E il capo della polizia è costretto a dire... Brucia un gas... C'è un carattere quel ragazzo che proprio bisogna saperlo prendere, bisogna. Miracolati o fortunati? Guardate quest'uomo, si sfracella contro un muro con la sua auto da corsa e subito dopo viene preso in pieno da un'altra auto, tipico, capita spesso nelle gare automobilistiche. Ma se andiamo a vedere il rallenti capiamo quanto il tizio sia stato fortunato. Vedete? L'impatto con il muro apre completamente la sua auto, tanto che ora il pilota si trova all'aperto, per di più rivolto verso l'altra auto, quella che sta per schiantarsi contro di lui. Per puro caso però il secondo impatto avviene qualche centimetro più in là e il tizio si salva da morte certa. La stessa cosa accade a questa signora. Guardate, cammina tranquilla sul marciapiede, tanto cosa può accadere sul marciapiede? Questo. Due auto si schiantano e vanno a finire tutte e due nella sua direzione. Che sfiga. Lei però, tranquilla, tranquilla, fa due saltelli e si salva il culo. Così, come se niente fosse. Siamo giunti alla fine della puntata. Prima di concluderla ci tenevo a ringraziarvi per l'aiuto che mi state dando attraverso le condivisioni. Ad oggi questo è l'unico mezzo per farmi conoscere in giro nel web. Senza di voi non andrei proprio da nessuna parte, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a farlo, continuate a seguirmi, continuate a commentare i miei video, a consigliare il mio canale ai vostri amici. Stiamo cominciando a formare un piccolo gruppo, molto piccolo per adesso, però sono convinto che nel tempo crescerà. La prossima settimana ricomincerò a fare i tutorial sul disegno, quindi a tutti coloro che mi seguono per questo motivo, non disperate, Marionetta Matta sta tornando. Per il momento è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Un bacio a tutti i matti del mondo. Muah!